Buonasera da ITG Marche, bentrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Come di consueto siamo in contemporanea streaming anche sul nostro sito internet www.itvmarche.it, la nostra pagina Facebook e la nostra app di ITV. In primo piano torniamo sulla cronaca e sulla morte a Spinetoli del piccolo Toby annegato in un canale del comune. Con adesso in primo piano c'è la sicurezza proprio di quei canali e l'ex sindaco di Spinetoli che parla di morte che poteva essere evitata. Il punto nel servizio di Laura Meda. La morte di questo bambino poteva essere evitata se il consorzio di bonifica in questi anni provvedeva perlomeno in via d'emergenza alla recinzione con della rete metallica in modo da mettere in sicurezza il canale di irrigazione. Una morte che poteva essere evitata, quella del piccolo Toby, il bimbo di 3 anni annegato in un canale di irrigazione nella zona di Pagliare del Tronto, nel comune di Spinetoli, nel tardo pomeriggio di domenica. Ne è convinto Emidio Mandozzi, sindaco di Spinetoli dal 1995 al 2004. Proprio poco dopo la sua elezione, quasi 30 anni fa, ci fu un incidente molto simile a quello in cui ha perso la vita il piccolo Toby. Qualcuno cadde nel canale, ma fortunatamente venne tratto in salvo. Da lì, però, iniziò l'impegno del sindaco per la messa in sicurezza del canale. Il primo cittadino fece redigere un progetto che ne prevedeva la copertura con la realizzazione di una pista ciclabile che sarebbe dovuta arrivare fino a Porto d'Ascoli, progetto che venne però realizzato solo in parte. Ad oggi la pista ciclabile è rimasta a metà. Il comune, spiega l'ex primo cittadino, non era in grado di finanziare l'investimento da solo e gli aiuti che si sperava di ricevere da regione e consorzio di bonifica non arrivarono mai. Il consorzio, però, continua l'ex primo cittadino, avrebbe potuto fare di più. In questi anni, con le risorse economiche che ci sono state, il consorzio di bonifica, con quell'esperienza del comune di Spinetoli, dove in quel tratto l'abbiamo coperto, poteva pensare di coprirlo. Proprio la sicurezza del canale e la sua copertura è una delle questioni che gli inquirenti vogliono approfondire. La procura di Ascoli Piceno ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo, affidando l'incarico di eseguire l'ispezione cadaverica sul corpo del piccolo Toby. Il magistrato Gabriele Quaranta valuterà le risultanze degli accertamenti e poi le eventuali responsabilità. Una cosa però è certa, secondo l'ex sindaco, occorre fare subito qualcosa perché quello che è successo al piccolo Toby non avvenga mai più. Oggi questa morte deve essere un monito per gli amministratori locali, ma anche per le autorità regionali del consorzio di bonifica di intervenire immediatamente, anche perché non si può aspettare un'altra tragedia come quella di questo bambino che ha perso la vita a soli 3 anni. Le morti di Davide, avvenuta sabato ad Acquasanta, fra l'altro domani i funerali del bambino di 4 anni con l'intera comunità listata a lutto come da ordinanza del sindaco Stangoni e poi quella di Toby di cui abbiamo appena parlato, hanno scosso nelle ultime 48 ore il Piceno. A loro si aggiungono gli incidenti domestici nelle ultime ore che hanno visto coinvolti altri due bambini a Rocca Fluvione e a Fermignano e per ultimo anche un bimbo di 3 anni che ha rischiato di annegare in una piscina a Marzocca di Senigallia. La riflessione allora che proponiamo è quella di una esperta che parla di come per i genitori serva anche sperimentare la pedagogia del rischio. Sentiamo. Rispetto a quello che è avvenuto in questi giorni, chiaramente non si può fare nessuna teoria, sono due cose, molto situazioni molto diverse, tra l'altro una chiamerebbe in campo anche una lettura di tipo interculturale molto più complessa. Certamente due cose direi, anzi suggerirei una soluzione. La società e la situazione in cui i bambini e le bambine vivono è sempre più complessa, cioè il mondo si è molto più strutturato, diversificato, pensiamo al traffico, pensiamo a tutta una serie di pericoli che prima erano molto più dominabili. E quindi fondamentalmente anche la famiglia riusciva meglio, no, a governare la situazione. Dall'altro sicuramente l'educazione dell'infanzia è diventata per un verso iperprotettiva e
e questo ha come conseguenza proprio il contrario, cioè i bambini non, e le bambine non riescono più a calcolare il rischio, no? E si mettono in situazioni di pericolo. Si parla proprio di pedagogia del rischio, nel senso di dare l'opportunità ai bambini e alle bambine di sperimentare anche situazioni che non siano sempre sotto la tutela e lo sguardo attento e anche, come dire, l'organizzazione dello spazio e del contesto in modo che nessuno si faccia male, nessuno cada, nessuno si possa ferire o inciampare in qualche cosa. Questo chiaramente non educa i bambini e le bambine ad avere uno sguardo attento all'ambiente, per cui si cacciano più facilmente in situazioni di problematiche. Infine, la soluzione secondo me non è tanto, come dire, dare addosso ai genitori, perché è la cosa che viene più facile, ma trovare una via invece di ripensare la comunità educante. Proprio per questa complessità non basta più una coppia di genitori, spesso anche lasciati un pochino più da soli, no? Rispetto ai legami sociali che si sono più disgregati, pensiamo come si abita in un condominio. Questa è un'opera, però è un'operazione politica di politica locale, cioè rafforzare i legami, chiamare alla partecipazione, tenere basso lo scontro che inevitabilmente c'è tra persone che abitano vicino e far crescere uno sguardo di comunità educante, per cui i figli e le figlie sono figli e figlie di tutti, degli insegnanti, del vicino di casa, che non è un nemico, non è qualcuno di cui sospettare, ma qualcuno da coinvolgere perché educa insieme a noi i più piccoli. La pagina ora della cronaca: arrestato in Svizzera un latitante di origine romena di 49 anni già domiciliato a Porto San Giorgio, pregiudicato ed evaso dagli arresti domiciliari nella serata di ieri a Ginevra. Le autorità svizzere, in sinergia con i carabinieri di Fermo, hanno effettuato l'arresto reso possibile dall'intensa attività investigativa dei militari del nucleo operativo di Fermo e della stazione di Porto San Giorgio. L'uomo era evaso e subito ricercato per gravi reati, tra i quali l'aver introdotto e speso denaro falso in Italia e per evasione, reati commessi rispettivamente a Giulianova il 16 agosto del 2023 e a Porto San Giorgio il 10 maggio del 2024. Poi il appunto questa evasione e poi il suo arresto nel tentativo di rintracciare la sua ex. Ad Ancona invece l'intervento della polizia: nella serata di ieri in via Cristoforo Colombo, nel quartiere del Piano, è entrato in un locale un uomo dove era presente la fidanzata e ha iniziato a lanciare delle sedie in direzione dei dipendenti per poi minacciare il titolare e aggredirlo per futili motivi. Il tutto è successo attorno alle 21, chiamato il 112, sul posto sono intervenute le volanti della questura. Arrivati sul luogo, i poliziotti hanno notato un furgone fermo davanti al locale, a bordo del quale c'erano un romeno di 24 anni insieme ad una donna. Gli agenti hanno subito chiesto all'uomo di scendere, ma lui ha iniziato a gridargli contro facendosi scudo con il corpo della sua compagna, fra l'altro donna incinta. Mettiamo da parte la pagina della cronaca: sono cominciati questa mattina i lavori di asfaltatura e di manutenzione della strada lungo via Marconi, il tutto in previsione del G7 Salute, ma Ancona sta diventando sempre più una città di cantieri. Il punto con l'assessore ai lavori pubblici Stefano Tombolini. Abbiamo approvato gli ultimi due stralci che serviranno per rendere, tra virgolette, bella o più bella Ancona dal punto di vista infrastrutturale. Sono quegli stralci che derivano dal finanziamento in parte della Regione. Abbiamo approvato infatti il quarto lotto, ricevuta l'autorizzazione della sovrintendenza, che ci consente di riqualificare il Ponte Grande ed il Ponte Piccolo della Mole Vanvitelliana, per cui faremo una sistemazione della pavimentazione in grandi blocchi di porfido per renderla più agevolmente percorribile, specie dalla visita, in occasione della visita delle autorità. E questo è un lavoro di circa 200.000 euro e il quadro economico complessivo. L'altro atto che abbiamo approvato il progetto esecutivo relativo alle opere che ci ha finanziato, che realizziamo per conto dell'autorità di sistema portuale, che partecipa a questa attività di riqualificazione, che ci ha dato 1 milione
che ci ha dato, che ci rende possibile, spendibile attraverso la nostra capacità di appalto e di direzione lavori, 1 milione, per riqualificare l'area circostanti la mole vanviteliana, in particolare quello che riguarda le pavimentazioni, perché il malessere più grande che abbiamo in questo momento è proprio di dover recuperare le pavimentazioni stradali, che sono un problema abbastanza cronico di questa città che speriamo di risolvere. Per cui abbiamo applicato con il progetto esecutivo questi denari, la ditta l'abbiamo selezionata, l'obiettivo è di chiudere tutti i cantieri del G7 entro il 25 di settembre. Ancona si fa bella in vista del G7 di ottobre, ma anche per tutti coloro, cittadini e turisti, che vivono la città. Avvieremo il rifacimento, seppure a tratti, del bypass sud che va da via Bocconi fino alla Baraccola, perché sarà una delle vie che probabilmente le delegazioni che usciranno da sud percorreranno per entrare in Ancona. Molti i cantieri attivi o che stanno per attivarsi in questi giorni in città, fondamentale rispettare i tempi. Non so se lo avete notato, in via 29 settembre sono comparsi cartelli per i lavori a cui daremo corso per la riqualificazione di via 29 settembre, spero che tra poco vedremo quelli di via Bocconi e del bypass sud, e se il tempo ci aiuta dovremmo arrivare in tempo per il G7, anzi questa è la scommessa grande. Doveva arrivare al porto di Ancona, o meglio, era stato assegnato in un primo tempo il porto di Ancona alla Life Support, alla nave migranti di Emergency, con 158 persone a bordo salvate in 3 distinte operazioni. Invece alla fine è arrivato il controordine, la nave in direzione di Ravenna. Questo il punto però della situazione sulla nave. Le condizioni delle persone a bordo attualmente da un punto di vista sanitario sono stabili. Abbiamo aperto la clinica, abbiamo cominciato le visite persona per persona e stiamo appunto valutando clinicamente le loro condizioni e monitorizzando la loro evoluzione. Nella giornata di ieri invece, nel primo pomeriggio, abbiamo dovuto evacuare 2 pazienti gravemente instabili per un livello di ossigenazione molto basso. Abbiamo richiesto l'evacuazione a mezzo elicottero della Guardia Costiera perché queste persone avevano bisogno di assistenza in ospedale, di cure, di trattamenti e diagnostica specifica. Nelle prime ore invece di questa mattina ci ha raggiunto una motovedetta sempre della Guardia Costiera e abbiamo evacuato altre 88 persone, tra cui i minori non accompagnati ed accompagnati, donne, anziani e anche dei pazienti con patologie croniche come diabete, ipertensione, asma, per fare in modo che a terra a Lampedusa fossero prese in carico dai sanitari. Attualmente a bordo rimangono 8 minori e 4 donne, stiamo proseguendo la nostra navigazione verso Ravenna. Ieri c'era stato comunicata la destinazione di Ancona, che ci avrebbe messo di fronte a 4 giorni di navigazione, e abbiamo poco dopo ricevuto il cambio di destinazione su Ravenna, il che aggiunge quasi un giorno in più di navigazione. Non conosciamo i motivi che hanno portato a questa scelta, non ci vengono comunicati e neanche quando richiesti espressamente. Ci spostiamo a Falconara, dove è già stata soppressa la fermata di Conerobus poco prima del ponte sull'Esino in direzione di Senigallia, la stessa in cui era scesa Fatma Ben Frey, la mamma di 4 figli travolta da un'auto mentre tornava a casa nel gennaio del 2022. Lo annuncia l'amministrazione comunale. Lì in quel punto, tra l'altro, nei giorni scorsi è stato inaugurato il nuovo impianto semaforico. È stato attivato nei giorni scorsi a Falconara il semaforo a chiamata lungo la statale Adriatica all'altezza dell'abitato di Fiumesino, in corrispondenza delle fermate dell'autobus. Un'opera fondamentale per mettere in sicurezza quell'attraversamento dove molti erano spesso costretti a un vero e proprio slalom tra le auto. L'esigenza di un presidio di sicurezza era divenuta evidente dopo la tragedia del gennaio 2022, quando una giovane mamma aveva perso la vita travolta da un'auto mentre stava attraversando la strada. Dopo quell'episodio è iniziato un lungo e tortuoso iter per la realizzazione del semaforo.
È un percorso che è stato molto lungo e complesso, un confronto che ha significato incontri con ANAS e poi anche acquisizione delle particelle per realizzarlo, ma l'ho fortemente voluto. Sono decenni che le amministrazioni hanno provato ad ottenere questo attraversamento. Io credo che la determinazione sia sempre importantissima per ottenere degli obiettivi anche alti, importanti come questo, per la sicurezza dei miei cittadini, e questo è un risultato che mi gratifica in modo particolare. Oltretutto zona SIN, quindi anche caratterizzazione del sottosuolo per ottenere il permesso del Ministero, quindi sicuramente molto complesso, ma questa realizzazione oggi insieme al Comitato di Fiumesino è fonte davvero di grande gratificazione. La realizzazione dell'attraversamento è stata finanziata in gran parte dal comune, che ha investito 42.000 euro. Per la nuova fermata dell'autobus e la pensilina sono invece stati utilizzati finanziamenti regionali destinati al miglioramento del trasporto pubblico locale. Come richiesto dal comune, è stata invece soppressa per ragioni di sicurezza la vecchia fermata, quella posta poco prima del ponte sull'Esino in direzione Senigallia, la stessa fermata in cui era scesa quella mamma investita e uccisa 2 anni e mezzo fa. La pagina del turismo, numeri record a Pieve Torina, piccolo borgo del maceratese che è diventato noto per il percorso CNAIP, ma che è sempre impegnato nella ricostruzione post sisma. Riuscire a venire fuori dagli eventi sismici non solo attraverso la ricostruzione delle abitazioni, l'indotto, la capacità di produrre reddito di tutti gli operai che gravitano nei nostri territori, ma puntando sul turismo in funzione di quella rinascita e ponendo la base per un percorso che mantenga vivo l'interesse in questi territori anche dopo la ricostruzione. Grandi numeri per l'estate a Pieve Torina, il percorso CNAIP per il secondo anno consecutivo ha fatto il pieno, si parla di 100.000 presenze. La buona pratica dell'Appennino, così l'hanno definita, funzionale a garantire un recupero di quei redditi che si erano persi a causa della mancanza delle seconde abitazioni che per noi rappresentano un'economia. E quindi queste oltre 100.000 presenze hanno rappresentato per Pieve Torina e non solo, per tanti paesi che gravitano intorno al nostro, un'opportunità di rilancio economico. Un rilancio economico che va di pari passo alla ricostruzione fisica del borgo dopo 8 anni esatti dalle prime scosse del 24 agosto. Il ricordo va a tutte quelle persone che non ce l'hanno fatta e quindi Pieve Torina è vicina, esprime cordoglio a quei sindaci, a quelle famiglie, a quelle comunità gravemente, durissimamente colpite. Pieve Torina è un punto ottimale, siamo il primo paese della ricostruzione dell'intero centro Italia, significa che abbiamo operato bene, significa che abbiamo fatto un buon lavoro e stiamo sollecitando con dei tour appositi anche i progettisti e i proprietari in funzione di quella ricostruzione sulle frazioni. Chiudiamo con una novità importante, unica a livello nazionale. Tra circa un mese il percorso CNAIP si amplierà con nuovi spazi. Stiamo lavorando su queste due vasche sensoriali, è ovviamente una sorpresa che tenteremo di svelare fra una ventina di giorni dopo il 15 di settembre, proprio per cercare di riuscire ad incrementare le buone pratiche, far stare le persone a contatto con la natura, garantire quei flussi turistici che producono il reddito di cui hanno bisogno i nostri operatori. Ad Ancona il primo giorno del Festival Adriatico Mediterraneo, ieri sera subito una serata sold out con gli Alma Megretta all'Anfiteatro Romano. All'insegna dell'energia del beat e del dub, gli Alma Megretta hanno trascinato l'Anfiteatro Romano di Ancona, sold out nella prima serata del Festival Adriatico Mediterraneo. Pubblico in trepidazione per la reunion del gruppo partenopeo, di nuovo insieme per celebrare i 30 anni di carriera in una delle pochissime date in Italia della formazione fondata da Gennaro Della Volpe, in arte Rice, voce frontman della band, e Gennaro T. Desone alla batteria, composta da Pierpaolo Polcari alle tastiere, Fefo Forconi alla chitarra e Paolo Baldini al basso.
difficile, se non impossibile per i fan, dai più giovani a quelli cresciuti con la musica degli Alma Megretta sin dai loro esordi, restare fermi sulle quasi 800 sedie dell'anfiteatro e non cedere al ritmo della musica, da quella dei nuovi brani dell'ultimo album Senghe a Rosa, composta da Raiz per la serie TV Mare Fuori, a quelli che hanno portato al successo il gruppo, ma è sulle note di Figli di Annibale, intonata nel bis, brano che ha consacrato gli Alma Megretta, che il pubblico non ha potuto che unirsi sotto al palco in un abbraccio a Raiz e agli altri, in un tributo reciproco tra il pubblico e la band. Questa 18ª edizione del Festival Adriatico Mediterraneo sta riscuotendo un grande affetto, una grande vicinanza del pubblico. E in queste serate tutti gli spazi sono pieni, dai concerti all'alba, ai concerti all'anfiteatro, agli incontri. Sicuramente questo programma, che quest'anno abbiamo dedicato alla Grecia, sta riscuotendo un interesse degli anconetani, ma non solo, abbiamo avuto veramente tante presenze anche da fuori regione, anche grazie agli ospiti di prestigio come Petros Markaris, il più grande scrittore greco, gli Alma Megretta, Eugenio Bennato, il canzoniere grecanico Salentino e poi tanti altri appuntamenti da scoprire, anche all'insegna dell'innovazione e della ricerca. Noi siamo in chiusura, vi ricordiamo come di consueto che le notizie le trovate pubblicate sul nostro sito www.tvmarche.it, sulla nostra pagina Facebook di ATV. Grazie ovviamente per l'attenzione, l'augurio di una buona serata in compagnia dei nostri programmi. Arrivederci.